Cittadini, 18 e 28, è arrivato il momento di salutare in diretta all'interno della City su M2O la nostra Flavia Capone, la founder di lettureMetropolitane.it. Flavia? Ecco, brava, almeno ci pensa lei, ci pensa lei. Senti, ti è mai capitata una colazione super cara in qualche città d'arte italiana, visto che oggi stiamo parlando di questo e arrivano migliaia di testimonianze da tutta l'Italia? No, colazione no, perché sono, diciamo, abbastanza sgamata da evitare i posti che hanno proprio scritto qua, come se fosse scritto sulla facciata ti fregheremo, però caffè cari sì, cioè caffè. Tipo caffè da 2,50 euro il caffè. Voglio dire, è successo. Non mi ricordo, però mi ricordo la sensazione. Per cui sono brutte sensazioni che ti rimangono addosso, un po' come i tatuaggi. Senti, qual è il libro di cui ci parli oggi? Allora, oggi ho deciso di farvi tornare indietro nel tempo. Wow. E tornerete alle vostre elementari. Ora, tutti oh mio Dio. Amiamo il periodo delle elementari. Ma col cacchio! Ma no! La maestra Matilde che mi legava la mano sinistra dietro la sedia, ecco, diceva che era una strega. Allora, a parte Mariolina, che purtroppo ha avuto le elementari in una situazione inquietante, in linea di massima la figura del maestro. Però sì, vedi che tu ti sei ricordata subito la maestra. E certo. Perché la figura del maestro, della maestra, è fondamentale, anzi io direi quasi formativa nella certo. vita. Nel senso che poi ti rimane lì, che sia positiva o negativa, è un dato di fatto. L'autore di questo libro, che si intitola Insegnaci come si vola, che è Fabio Baronti, sì, ha fatto esattamente questo. Cioè lui è rimasto talmente colpito dalla figura del suo maestro delle elementari, tale Renato, in positivo, che ha deciso di scriverci un libro. E lui ha fatto le elementari negli anni 80, quindi siamo con precisione tra l'84 e il 90, e quindi lui racconta proprio i suoi 5 anni di elementari, ovviamente proprio dal punto di vista del bambino, e tutte le cose che succedevano, e in particolare quanto questo maestro riusciva in qualche modo a appassionare, coinvolgere gli alunni. La cosa più carina del libro è in realtà proprio questo senso nostalgico, piacevole, che un po' ti fa ricordare le tue storie di quando eri bambino. Quindi, per esempio, che ne so, l'amore forse è nato per la cancelleria, tutte le gommine dei vari tipi possibili e immaginabili, oppure che ne so, quando è vero, quante ne ho rubate, tra l'altro, vero? Sì, tantissime. È sempre il lato criminale. Oppure che ne so, la gioia di quando ti portavano nella sala video, cioè, non so se vi ricordate quel momento meraviglioso in cui ti rendevi conto che non avresti fatto lezione ma che avresti visto un film. No, qua mi rendo conto che abbiamo fatto l'elementare in decenni diversi. Vabbè, ma dai, la televisione c'era. Non c'avevo la sala video io. Dai, la sala video è meravigliosa, anche se vedi il documentario sul cervo della di cui non se ne può fregare di meno, però è la sensazione, no, che stai uscendo sì, dal canone sì. scolastico normale. E quindi questo libro è molto carino da questo punto di vista, perché in realtà sono assolutamente delle elementari normali negli anni 80, quindi insomma era anche un momento diciamo felice, no? In cui eravamo tutti convinti che sarebbe andato tutto benissimo, poi insomma non è che è stato così, però in linea di massima era un momento gioioso, e quindi si capisce tutta la gioia di quel periodo storico e di com'è bello essere ragazzino, e soprattutto di com'è bello se hai un maestro che in qualche modo ti passa dei valori anche in un'età in cui è già tanto se riesce a tenere la matita in mano. Ma che guarda che questo maestro, ma poi si sa, il maestro è ancora vivo? Sì, vabbè, non lo voglio dire perché alla fine del libro succede una cosa, però insomma sì, ecco, sicuramente, cioè c'è un rincontro, mettiamo. No, questa cosa, ecco, questo mi ispira molti, sì. Anche io per anni ho sperato di incontrerà di nuovo la maestra, ma probabilmente non ero spinta, insomma, dallo stesso affetto di Baronti. Senti, Baronti è del 79, se non sbaglio, quindi insomma è... Sì, del 79, esatto. È più o meno un diversamente giovane come me. Sì, assolutamente, infatti. Ho letto ero incuriosita dalla sua figura, ma ho letto che fa il bancario. Fa il bancario. C'entra sì, niente. Fa il bancario, non c'entra niente, lui ha questa grande passione per la scrittura, in realtà questo è il suo primo libro, e in effetti ha ancora un po' la forma diaristica, no? Come spesso succede per i romanzi di esordi, uno cerca sempre un po' di parlare di se stesso perché è l'argomento che conosce meglio, certo. E quindi lui è andato proprio a pescare in questi suoi ricordi. Però è interessante perché ovviamente per non recuperare il libro cuore, che insomma è un pochino più passato,
forzato, ovviamente è un capolavoro letterario, però insomma, se vogliamo una testimonianza un pochino più vicina anche ai al nostro periodo, alle nostre elementari, questo vi può aiutare. Magari poi vi andate a cercare i diari, le foto in cui avete quelle faccette lì belle, dove i capelli non erano mai a posto, eri esatto. sempre la più brutta della classe, succedeva, non quelle lo so sono perché sempre le medie è peggio, le elementari secondo me è ancora sì, no, è vero, hai ragione, le elementari io ero ancora carina, ci ho avuto la fase di cessitudine alle medie, io le medie sono il male, cioè sono proprio il male. Sì. Senti, la frase che hai scelto. Allora, ho scelto una frase, vediamo se capisci di cosa si tratta. Oddio, vai. Cosa sta parlando. La più letale era però quella ottagonale blu, con al centro la parte in metallo. Per aumentare l'effetto abrasivo si usava a bagnarla con la saliva leccandola. Di cosa sto parlando? Quella gomma maledetta. Brava. Che se ci sputavi troppo su ti faceva un foro gigantesco un dentro il buco. E non cancellava niente. Niente, assolutamente. Anzi, sai cosa? Forse dovrei provarla su qualche tatuaggio, magari funziona lì. Senti, pagine fermate, metro. Allora, le pagine sono 134, quindi è un libro piccolino. Io gli ho dato 10 fermate perché è estremamente sfavorevole. Come metro ho scelto quella di Bolzano. Perché? Perché? Perché a Bolzano esiste una scuola, e credo sia l'unica al mondo quasi, che è costruita sottoterra. E è una scuola in realtà di professioni sociali, ha tre livelli sottoterra, e quindi ho detto vabbè, uniamo la metropolitana che è sottoterra con la scuola e mi è venuto fuori questo. No, ma deve essere bella l'ora di ricreazione in una scuola che è tutti sti metri sottoterra, Sì, ansia se uno ha dei problemi, però può avere il suo fascino. Allora, abbiamo detto Fabio Barronti è l'autore, Insegnaci come si vuole, il libro Edizioni La Gru, giusto? Sì, esatto. Poi su Letture Metropolitane c'è .it, c'è tutto il resto. Esatto. Ho dimenticato qualcosa, Capone? Dimmeli velocemente questi contatti, dai. Letturemetropolitane.it, il sito, l'avevi già detto tu. Letture Metropolitane su Facebook, su Instagram, su YouTube e Letture Metropol su Twitter. Perfetto, ti mando tanti baci, Flavia, alla prossima. Ciao. M2O.